a Vinitaly, si parla di vino ma si parla anche di gelato. Di gelato, certo. Abbiamo trovato Luigi, chi è Luigi? Adesso ce lo facciamo dire da lui. Ma se, Luigi, se io ti dico una parola, Clara. Mia moglie. Ma Clara Orsi, mia moglie, era la figlia di un... L'artefice è colpa sua se tu sei gelatiere? È colpa sua perché io frequentavo questa gelateria rinomatissima di Milano. Si chiamava? Gelateria Orsi, chiaramente. Mi sono innamorato di quella che sarebbe poi diventata mia moglie, che era la figlia di uno dei titolari, perché era una grande famiglia con due fratelli e una sorella che erano in società. E io ho cominciato a frequentare lei e la gelateria, quindi una sera uscivo con lei e la sera dopo lavoravo in gelateria. Tutto questo fin quando poi abbiamo deciso di fidanzarci e di sposarci, poi ci siamo sposati. E quando ci siamo sposati io ho deciso di lasciare il mio lavoro, io lavoravo in banca e ho cominciato a fare il gelatiere, quindi io faccio il gelatiere per amore. Dal 1969, esatto. Tu ti sei sposato, quindi siamo nel 2019. 50 anni di matrimonio, 44 anni di vita felice nella nostra attività, poi dove io sono stato... Per 44 anni il responsabile del laboratorio, quindi ricerca, era quello che viene definito il topo di laboratorio. Alla fine di questa io avevo deciso che quando avrei smesso col negozio non volevo sapere più niente, però visto che il mondo del gelato mi aveva dato tanto, sto cercando di ritornare al gelato un qualcosa che mi ha lasciato. Quindi io sono stato una persona fortunata perché... Per tanti anni ho fatto una professione che mi piaceva e quindi credo che sia una delle cose fondamentali, perché lavorare si fa fatica, e quindi se tu fai fatica in una cosa che poi non ti piace diventa pesante veramente. E quindi diciamo che adesso sto ritornando al mondo del gelato, un qualcosa che mi è restato nel cuore e la passione con la quale ho ancora. Grazie ad amici abbiamo fondato questa nuova associazione dove creiamo e ricerchiamo quello che può essere l'innovazione, la novità. Questo è un esempio. Allora, 50 anni di gelato, è una storia. Il gelato che facevi 50 anni fa rispetto ad oggi, come è cambiato? È cambiato nell'ingredientistica, ma fondamentalmente è cambiato per la conoscenza e l'approfondimento nella conoscenza delle materie con le quali ora lavoriamo. E poi è cambiato anche perché è cambiato fondamentalmente perché è cambiato il gusto delle persone. Quando ho cominciato a fare gelato io, il gelato era considerato un dolce perché tale era. Oggi se il gelato è dolce non piace più alla clientela perché è troppo dolce, non va bene. E quindi nell'arco di tutti questi anni si sono modificate. L'importante è fare un gelato ancora fresco, quotidiano, con tutte le difficoltà che ci possono essere, utilizzando ingredienti di alta qualità. Quali sono gli ingredienti principali per fare un buon gelato? Allora, se parliamo di gelati alle creme, basilare, latte fresco, panna fresca, uova. Oggi l'ufficio di igiene non permette più di lavorare con l'uovo fresco, quindi dobbiamo adeguarci per ragioni igienico-sanitarie e su questo diciamo che c'è stato un notevole miglioramento. Utilizzando dei prodotti, delle uova che sono già lavorate, ci sono tante aziende nel settore di qualità. Sì, solo tuorlo d'uovo oppure tuorlo d'uovo zuccherato, secondo di quello che produce un'azienda e propone, e dopo stanno i gelatieri a scegliere l'ingrediente che più preferiamo e più è confacente alla nostra filosofia di produzione. Ma fare un gelato ci vuole anche girare, ci vuole dell'olio di gomito, ci vanno delle macchine, quindi le macchine da allora ad oggi come si sono evolute? Allora, si sono evolute nel senso che quando ho cominciato io le macchine erano in funzione verticale, quindi lavoravano e c'era un cestello che girava come quella per grosso modo e poi il gelato veniva estratto a pala, diciamo a mano. Oggi invece la tecnologia ha portato un miglioramento, quindi le macchine sono con l'estrazione orizzontale e l'estrazione automatica. Adesso hanno cominciato aziende a fare anche macchine con i movimenti di una volta con l'estrazione in automatico ugualmente, quindi stanno cercando di proseguire sempre nella ricerca. Parte il mestiere? No, beh, ci agevolano, diciamo così che la tecnologia ha aiutato in tanti modi, in tante maniere
il lavoro del il nostro lavoro, cioè sotto certi aspetti ci ha portato veramente un grande aiuto. Il discorso di figli hanno continuato in qualche modo? I miei figli, visto che non hanno continuato, perché mia figlia adesso ha un agriturismo in provincia di Viterbo, mio figlio è un libero professionista nel settore dell'edilizia e quindi è un architetto che ha il suo studio e lavora per... Quindi io a un certo punto... Tu fai il gelato per i tuoi nipotini? Ho detto, io adesso mi sono comprato la macchina per casa e faccio il gelato per i miei nipotini. Sì, è stato... Grazie Luigi. Niente, è stato veramente un piacere, grazie a voi.